Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché ha detto due cose molto precise il generale Camporini, peraltro commentando questo lungo articolo di Joe Biden. Ha detto: smonta illazioni e polemiche infondate in alcuni paesi come l'Italia. Lei che cosa pensa? Perché insomma, lei ha espresso molti dubbi su Biden, sulla vera, sul vero obiettivo di Biden. Pare che oggi, insomma, quantomeno Biden ci sia cosa vuole fare e Putin vive in una cortina di ferro, non sappiamo bene cosa ha in testa. Ovviamente trasferire delle analisi psicologiche ai leader non ha alcun senso. Biden parla su un dispositivo che è il New York Times, che è uno dei dispositivi importanti della costruzione dell'Occidente come blocco atlantico. Io lo chiamerei giornale più che dispositivo, però. No, è parte di un dispositivo mediatico molto importante, tant'è che ha scelto il New York Times, perché il New York Times rappresenta l'elettorato che distingue principalmente, almeno nella retorica, Biden rispetto a Trump. Questo è un punto molto importante. Gli Stati Uniti sperimentano una divisione fra loro all'interno di quello che è l'atteggiamento anche rispetto alla politica estera e soprattutto rispetto all'espansionismo. Quindi su questo è abbastanza evidente che lui abbia scelto il New York Times perché è un modo di mostrarsi diverso da Trump. Dopodiché quello che sta facendo dal punto di vista delle armi è abbastanza evidente, vuole protrarre il conflitto a lungo. D'altra parte questo noi lo diciamo da molto tempo. E la NATO soprattutto funziona e anche vuole in qualche misura ribadire il concetto per cui la NATO non sono gli Stati Uniti d'America, perché la NATO è effettivamente, come dire, costruita come una protezione rispetto all'impegno, diciamo, diretto degli americani. È stato fatto anche in funzione molto aggressiva nel passato, però se ricordiamo i Balcani, per esempio, fu la NATO senza egida ONU ad andare avanti e gli americani in questo modo si potevano Scusi, schermare. Professore, la ma NATO è sotto controllo americano evidentissimo, cioè non c'è proprio... Ma ci mettono più soldi di tutti, però c'è pure quello da dire, quindi certo. Soldi per comprare le armi che producono Scusi, loro. Scusi, ma qual è il vantaggio degli Stati Uniti per un conflitto che si protrae così a lungo? Perché per esempio Federico Rampini, che spesso ci parla da lì, ci dice che l'economia americana comincia a avere seri contraccolpi da tutto questo, quindi perché dovrebbe essere così interessato a un conflitto che si protrae, Biden? Dunque, l'economia americana, come unico elemento, diciamo, di produzione reale del paese, l'industria bellica, che è localizzata in una certa zona del paese, che è una zona di ampia conflittualità fra il Partito Democratico e il Partito Repubblicano. Quindi gli americani hanno un interesse molto importante, il sistema politico americano ha un interesse molto forte a tenersi buona l'industria bellica. Tu rischi di mandare in pappa il pianeta, di fare dei danni mostruosi, di far scoppiare le crisi alimentari dall'altra parte del mondo per tenere in piedi l'industria di armi. Ma è così dal 1823. La dottrina Monroe negli Stati Uniti è stata sviluppata a partire dalla prima parte dell'Ottocento proprio per dire ci sono aree nel quale l'interesse economico degli Stati Uniti prevale sull'interesse politico. Cioè la politica estera americana in larghissima misura aprire spazi di business per la produzione americana all'estero. Questo non è una novità. Vedo che Augusto è molto